Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale. Diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Scusate, questa maglietta mi durerà 3 secondi così e nel mentre che io mi agito mi rimarrà così, quindi facciamola direttamente così e via. Benvenuti nella nona puntata per quanto riguarda, forse la decima parte per quanto riguarda Johnny Depp e Amber Heard, il processo, bomboli di casa. Allora, finalmente stiamo arrivando alla fine, non ce la famo più, lo so. Io per prima ho detto vabbè, faccio un video magari per dare una quadra a tutto, per dare un'infarinatura, ma poi 6 ore del processo, ma chi gli va a vederle? E mi avevo dovuto solamente l'inizio e poi dopo vedo il finale come succede. E eccomi qua, insomma. Benvenuti per quanto riguarda questa decima parte. Oggi noi inizieremo qui ad affrontare la testimonianza di Amber Heard. Una cosa mi stanno a scrivere tutti i giorni qua sotto, cioè dal primo, uno dei primi video praticamente, appena era andata online la testimonianza di lei, subito mi hanno scritto, ma la testimonianza di lei non la commenti? Tesoro bello, se c'è scritto che io parlo di quel giorno e lo dico, io oggi vi parlerò di questa giornata, vi parlo di quello, cioè quello è successo dopo, per forza di cosa arriverà dopo. Durante questo processo c'è stato tipo uno sparaflesciamento stile Men in Black, che la gente è disorientata e non capisce l'ovvio, oppure non lo so, improvvisamente io sono diventata un genio, ipotizzo la prima, però vabbè. Ma oggi parliamo su di tante cose, ma e soprattutto della mia parte preferita, gli aggiornamenti, le premessine. Se vi piace quello che faccio, avete voglia di supportarmi, potete farlo con un like, un commento, oppure abbonandovi qui sotto, salutando Al, mi aiuta un sacco. Con l'abbonamento otterrete anche le emoji, in cui potrete scrivere su tutti i canali con l'emoji scirocchiato. Lo so, una necessità di prima categoria. L'abbonamento costa 99 centesimi, ma potete supportarmi in tante maniere diverse, completamente gratuite. Come lasciando un like, iscrivervi al mio canale, lasciare un commento qui sotto salutando Al, taggandomi nelle storie, seguendomi su Instagram, come vi pare. Insomma, qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, il mio shop, il mio codice di Pampling, anche quello mi aiuta un sacco. E che vedo di pure TikTok, ecco, chi più ne ha più ne metta. Ma ora, volevo iniziare col team premesse, premessine, team premesse, amori miei. Ecco, il team premesse, vi faccio sempre un po' un recap delle cose che ho visto. Allora, prima di tutto, nel video precedente sono stata accusata di cose allucinanti. Cioè, appena apro questi commenti sotto questi video c'è sempre veramente l'inferno. Se qualcuno aveva un pescatore sotto sto video, poi scrivetemi su Instagram, io faccio volare il suo commento. C'era poi un'altra che mi ha augurato di subire violenza da parte di una persona come Amber Heard, io voglio, e poi mi ha detto che io sticassi l'odio. Ma scusa, ma se mi auguri erpe, ma che vedevo di? C'è pure una persona che mi ha detto, vabbè, ma questo processo non è solo omofobia di Johnny Depp, pure se fosse omofobo, cosa ci interessa? Beh, teoricamente vi dovrebbe interessare in via generale, ovviamente non c'entra niente con il processo, però vi dovrebbe interessare, giusto così. Però il mio commento preferito per quanto riguarda il video precedente è uno, è una persona che mi ha accusato di essere una rosicona, perché lei aveva un autografo di Johnny Depp in celofanato, cioè nel celofan, e io no. E io effettivamente a queste accuse non so veramente come rispondere. Ha detto anche che io non ho mai visto nessun tipo famoso e sto rosicando per questo. Ma che vi devo dire? Le persone famose sono persone come tutte le altre. Posso capire mai di uno ha un coinvolgimento emotivo perché ha visto dei bei film di questa persona, lo ammira, eccetera, eccetera. Però ovviamente, ma perché una persona dovrebbe essere veramente invidiosa? Cioè, l'avete semplicemente conosciuto, il panettiere sotto casa vostra magari è una persona fantastica e voi lo trattate a cavolo. Un altro dettaglio frizzantino di questa vicenda è un video che gira su Twitter in cui i fan di Johnny Depp semelano per strada mentre stanno praticamente durante la notte, cioè ci sono delle file lunghissime della gente che deve sgomitare per entrare in aula, e sono le fan di Johnny Depp, perché Amber Heard c'ha un fan in croce che è un ragazzo e purtroppo è stato pure pestato e insultato dai fan di Johnny Depp, che è sempre su Twitter, insomma, se volete vi do le mie fonti. E praticamente cosa è successo? Stavano in fila, uno ha tentato di passare la fila, dicono così, e una fan di Johnny Depp l'ha praticamente buttato a terra così. E la cosa che mi fa ridere è che tu, praticamente questo sarebbe un movimento che condanna la violenza delle donne sugli uomini, e praticamente abbiamo visto una donna che ha buttato a terra un uomo senza nessun motivo, con violenza gratuita, e tutti brava, brava. Mi ha fatto troppo ridere perché è il colmo. L'altra cosa frizzantina è il review bombing. Praticamente tutti i professionisti che hanno testimoniato a favore di Amber Heard hanno ricevuto su Google una valanga di recensioni negative dalle fan di Johnny Depp. Dall'altra parte la dottoressa Carrie, che ha testimoniato a favore di Johnny Depp, ha avuto una valanga di recensioni positive. E il punto è, ma davvero siamo arrivati a mettere recensioni negative sui dottori? Santi Dio, al massimo se proprio credete che siano stati non professionali, fate un esposto. L'altra cosa super trash sono stata la gente che ha portato dei fuori gli alpaca vestiti da pirati.
Cristo il Dio, sta diventando un circo qua. Gente che aspettava fuori Amber Heard per insultarla dicendo Amber tarda, roba così. E io sinceramente mi domando, ma queste persone quando c'è stato, non lo so, il processo di Weinstein, quando c'è stato il processo della tizia che praticamente vendeva ragazzine schiavizzate a uomini potenti con Epstein, per caso erano lì fuori a insultare quella tizia? No? Interessante questa cosa. Interessante scala di priorità. Altro dettaglio, Kate Moss, mi fa ridere. Tutte le fan di Johnny Depp dicono adesso Kate Moss, adesso Amber Heard ha fatto veramente un grave errore citando Kate Moss. E insomma, cioè Kate Moss è coinvolta in una mega litigata in cui hanno spaccato praticamente una stanza d'hotel. Tutti le stavano sentendo a litigare. Magari Johnny Depp non ha mosso un dito su Kate Moss. Forse erano tutte e due fatti e stavano semplicemente spaccando la stanza d'hotel. Però è finito con Johnny Depp arrestato, una stanza distrutta, loro che litigavano. E insomma, che vedevo lì, lui è arrestato, poi ha pagato la cauzione e rilasciato, bla 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 bla. Però insomma, non è che facciamo poco tanto a favore suo. Quello, io non sono mai stata una persona violenta, ho avuto nessuna problemi con nessuna delle mie ex. E poi l'altro momento frizzantino di queste premesse è il sorriso. Allora, molte persone mi hanno scritto qui sotto dicendo le vittime vere non fanno così, le vittime vere non sorridono il giorno dopo. Allora, a livello psicologico, come vi ho detto, vi ho citato Psychology in Seattle, lui ha detto, e onestamente chiunque sappia un minimo di questa cosa, ha detto che ognuno reagisce in maniera diversa. Io vi faccio l'esempio di genitori che perdono magari un figlio. Alcuni reagiscono togliendo tutte le cose del figlio, altri invece reagiscono mantenendo tutto intatto, altri invece reagiscono con facendo fare un altro figlio, altri si lasciano, altri non vogliono più figli, insomma. Ognuno vive delle cose in maniera molto personale e non c'è un modo giusto. Ovviamente qui il centro di tutto è vedere se è vero o meno, però il punto è che né io né voi lo potremo sapere, non lo sapremo mai. Inoltre vorrei anche dire una cosa, un dettaglio così ai ragazzi che scrivono qui sotto, non ai ragazzi in generale, ma ai ragazzi che scrivono queste cose qui sotto, ovvero le donne vengono credute subito, gli uomini vengono accusati falsamente di violenza. Allora, a livello percentuale le false accuse di violenza fortunatamente sono poche. Questo non vuol dire che non siano un problema, che non vadano perseguite eccetera eccetera a livello di legge, o giustamente devono pagare chi fa una cosa del genere, non sto dicendo quello, giustamente, e ovviamente è una cosa sbagliata e grave, non sto assolutamente dicendo quello. Nella nostra società c'era un thread l'altro giorno su Twitter in cui andavano a vedere tutti gli uomini accusati del MeToo oppure che avevano ammesso molestie durante il MeToo cosa stanno facendo adesso, e indovinate, hanno tutti ripreso il loro lavoro o addirittura sono stati promossi. Insomma, mi ha ricordato qualcosa che inizia con la D e finisce con la Z, ma vabbè. Numericamente le false accuse di molestia sono numericamente molto poche, e come vi ho detto questo non vuol dire che siano meno gravi, assolutamente no. A livello di calcolo della probabilità, se siete un uomo, magari etero, roba così, è molto più probabile nella vostra vita che voi abbiate come amico un possibile stupratore, anziché che voi siate ingiustamente accusati di uno stupro. Come mai ci si accorga così tanto a una probabilità non così comune, e per quanto riguarda una cosa che probabilmente sarà molto più quotidiana nella vostra vita, ve ne fregate altamente? E ripeto, sto parlando solamente a quelle persone che fanno questi due pesi e due misure, non a quelli che effettivamente hanno a cuore entrambe le cose. Tutto il fatto, oh mio Dio, il giorno dopo rideva, bla 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 bla, non vuol dire un cavolo, santi Dio, cioè se nel 2022 siamo ancora ridotti così, se una ride allora non è vero che è stata molestata. Mi sa anche molto sul cazzo una cosa, anche ora oltre quelli che si lamentano qua sotto per la mia scurrilità, mi dà molto fastidio anche quelle persone che scrivono ah si vede che tu non hai subito questo, questo, oppure che chiedono tu hai subito questa cosa. Prima di tutto, se io, un'altra persona che commenta qui sotto, ha subito o meno determinate cose estremamente delicate, non sta a voi chiederlo e dovreste farvi i cazzi vostri, non è tenuta a scolparsi o dare credibilità al suo pensiero semplicemente dovendo raccontare qualcosa di traumatico così buttandolo in piazza al primo stronzo che passa. Quindi, e se voi siete così, fate questo tipo di domande, capite che state sbagliando. Nessuna persona vi deve i cazzi propri così, e soprattutto non potete utilizzare questo tipo di domanda in questa maniera per screditare o meno una persona, che l'unico modo per dare valore al suo pensiero è raccontarvi i cazzi propri di una cosa estremamente traumatica, non esiste proprio. Apriamo anche tutto un altro coso di io non le credo. A me sinceramente non è che viene qualcosa in tasca, sinceramente, se voi credete a Johnny Depp, Amber Heard, ma che cavolo me ne frega, ma che me pagano sti due, ma che cazzo me ne frega a me. Il punto è che io sto notando una cosa, cioè perché
ogni cosa detta da Amber Heard è lecito dire io non le credo, anche se ha foto, e dire non mi sembrano vere, o addirittura è lecito pensare che le abbia modificate, mentre nessuno di noi si è messo lì a pensare una cosa del genere Johnny Depp. Perché? Cioè, effettivamente, se vogliamo veramente stare lì a spaccare la punta, le foto di Johnny Depp in barella col dito così, cioè, sembravano veramente una roba quasi tragicomica, perché non lo so, era talmente assurdo il contesto, questo schermo, lui così dentro a barella, roba del genere, che sembrava quasi veramente una roba da film, per quanto era assurda, perché semplicemente era una realtà molto sopra le righe. Nessuno si è permesso di dire lui sta mentendo, anche quando ha detto delle cose assurde tipo no, ma quella era una citazione dei Monty Python, ma li mortacci tu a Johnny Depp, uno dei Monty Python, pure a Terry Gilliam, ci buttiamo in mezzo pure lui. Nessuno si è permesso nemmeno di mettere in dubbio nemmeno una cosa così delicata come il suo racconto della sua molestia, ma addirittura una cosa del genere. Perché invece per Amber Heard io non le credo? Cioè, perché quando ci sono le vittime donne molte persone dicono io non le credo? Ci sono molti tizi che commentano qui sotto le donne appena denunciano vengono credute. Ma in quale universo? In un universo parallelo? Su Marte? In questo mondo dove viviamo noi nel 2022 ci sono paesi dove uno stupro e un aborto, è probabile che tra i due la pena più pesante ce l'abbia la donna che ha abortito e non l'uomo che ha stuprato. Questa è la verità dei fatti, quindi è inutile che ci stiamo raccontando una sorta di matriarcato. Non è la realtà, è la realtà che vi state raccontando voi. È sorretta da zero fatti. Voglio capire, cioè, ma tutte queste persone dicono secondo me mente, cioè effettivamente sono degli esperti di recitazione, degli psicologi, delle persone esperte di linguaggio, perché anche se siete esperti di linguaggio, voi una persona dovete analizzarla in vari settori e eventi differenti e poi sovrapporre le stesse emozioni come vengono sviluppate. Inoltre anche un'altra cosa, cioè io sinceramente la cosa mi infastidisce di più è l'ignoranza. L'ignoranza e la stupidità mi fanno andare il sangue al cervello. Ma quelle rincoglionite che hanno chiesto se gli avvocati di Johnny Depp potevano richiedere una perizia medica sugli zigomi di Amber Heard, perché secondo loro il livido sugli zigomi di Amber Heard o è falso oppure è un livido fatto dal Botox. Allora, piccole rincoglionite che non siete altro, come quelle altre stupide che ipotizzavano che una bottiglia venisse infilata dalla parte larga. Il Botox si mette qui, si mette sotto le ascelle per non farle sudare, si mette nei punti in cui ci sono dei muscoli che devono essere perennemente contratti in modo che quando voi fate così non si creano le rughe. Dopo tanto tempo, vedete, si creano le rughe. Quindi il Botox che cosa va a fare? Va a limitare le espressioni e quindi a appiallare tutto. Il Botox non si mette qui, non si mette sugli zigomi, qui si mette il filler, ovvero una roba che anziché paralizzare i muscoli, praticamente riempie e rimpolpa un pochino gli zigomi in modo che aumenta gli zigomi e tira leggermente la pelle, e questo tirare, perché è più pienetto, perché c'è il filler, perché c'è riempimento, allevia leggermente le rughe nasolabiali, che sono queste qui che se ci avete 30 anni e ridete un sacco probabilmente ci avete, e quindi fa leggermente così. Ma il Botox non si mette qui, rincoglionite del cazzo, santo e Dio. Vogliono fare tutte le esperte, tutte le signore in giallo, tutte le Elwoods, ma sono delle ignoranti rincoglionite. Voi potete fare Elwoods se effettivamente ci avete delle conoscenze, se invece siete quattro scappate di casa vestite male e sembrate uscite dalle colline, hanno gli occhi, allora fatevi da parte e lasciate parlare le persone che ne sanno. Fine del team. Premessine, arriviamo quindi al giorno 14 di questa testimonianza e arriva la cross examination per quanto riguarda la dottoressa forense, e lei praticamente deve spiegare determinate cose che il team di Johnny Depp le chiede. Allora, qui è fondamentale, io ho visto sempre il video di Psychology in Seattle perché ovviamente non avendo nessuna competenza potevo capire delle cose riffe per raff, oppure credere normali o gravi, cose che in realtà non erano. Praticamente il team di Amber Heard prende il test che ha fatto lei, il PPI, e dice guardate, in una risposta Amber Heard dice che a volte si sente arrabbiata, aggressiva, eccetera eccetera. Hanno preso quella risposta e hanno detto ma com'è possibile che lei ha detto che non ha toni aggressivi se lei ha risposto così? Allora, che cosa è successo? Lo psicologo ha detto che in realtà quell'unica risposta è un po' come fare cherry picking, ci sono tantissime domande e come dice effettivamente anche la dottoressa forense, dice che quell'unica risposta è una delle tante, e effettivamente se Amber Heard risultasse aggressiva c'era all'interno di quello spettro dover raggiungere un certo tipo di numero per poi arrivare quindi a una sorta di patologia. Quindi se tu accumuli un certo tipo di numeri, allora lì effettivamente quella cosa è patologica, può essere pericolosa e denota aggressività, altrimenti rimane una cosa nell'area media, perché effettivamente determinate considerazioni, determinati istinti sono in ognuno di noi, un po' come disturbi di personalità, determinati eventi lievi di
narcisismo, tra mille virgolette, in maniera lieve ce l'abbiamo tutti. Il problema è quando qualcosa va oltre la misura. Inoltre dice anche un'altra cosa, che all'interno di relazioni violente, se una persona si sta difendendo, quindi la violenza è iniziata da una parte, e quindi poi man mano tu inizi a difenderti perché sei arrabbiato e quindi traduci quella rabbia in aggressività magari per difenderti, oppure diventa aggressività e basta. Amber Heard si stava solamente difendendo? Lo scopriremo, non lo sapremo mai probabilmente. Lo stesso psicologo dice che in realtà l'avvocato di Johnny Depp sta facendo cherry picking e non sa se lo sta facendo apposta oppure semplicemente uno non ci capisce niente. E probabilmente, perché gli avvocati non è che possono essere esperti di tutto, saranno esperti di una cosa, giurisprudenza, però non credo di psicologia. E quindi insomma, boh, poi effettivamente forse gli fa pure comodo. Poi prende un'altra domanda in cui Amber Heard praticamente dice sì, ci sono più personalità dentro di me. E allora questa domanda io lì per lì, cioè magari se io non lo so, magari anche voi non siete esperti di questa cosa, dite vabbè, ma quindi che cosa ha fatto soffrire di più personalità? Secondo l'avvocato qui Amber stava fingendo di avere un problema mentale e quindi le sue esagerazioni, di cui è stata accusata sin dall'inizio. Ma secondo la dottoressa no, e anche secondo lo psicologo dice che in realtà quel tipo di domande molte persone non la leggono così, tipo varie personalità, personalità multiple, ma più che altro le leggono come ci sono vari tipi di passaggi in me, che ne so, ora sono arrabbiato, ora sono una nuova persona perché ho dato una svolta alla mia vita e cose così. Inoltre la dottoressa fa presente che quel test è stato fatto nei 6 mesi successivi, in quando lei aveva già lasciato Johnny Depp, quindi non può essere arrabbiata nei confronti di Johnny Depp o parlare di quella relazione, perché in realtà ha già voltato pagina. Io sinceramente posso dire una cosa, all'interno di questo processo mi fa veramente schifo come entrambe le parti abbiano preso la salute mentale come una sorta di prova della colpevolezza dell'uno e dell'altro. Mi fa schifo qua, mi fa schifo quando l'ha fatto l'avvocata di Amber Heard, mi fa schifo anche come la farà l'avvocata di Johnny Depp, che praticamente utilizzerà, butterà in mezzo un disturbo alimentare che secondo lei non si sa che cazzo doveva significare. Quindi se c'avete un disturbo alimentare, secondo l'avvocata di Johnny Depp siete delle persone violente, delle persone del merda. Poi l'avvocata di Johnny Depp tenta di far passare l'avvocata come misandrica. No, l'avvocata, la dottoressa come misandrica, però fa una figura di merda. Mentre lei, come vi ho detto nel video precedente, ha iniziato a parlare tutto il suo discorso facendo, utilizzando il femminile per la vittima e il maschile per l'aggressore, dando per scontato che Johnny Depp fosse colpevole. Il problema qui ovviamente è il fatto che lei abbia preso la verità di Amber Heard come la verità assoluta, e non puoi, diciamo, spingerti così tanto, non puoi, ecco, è sbagliato. Il punto è che lei dopo si è corretta, ha detto quello era riferito a questo argomento, però in generale la violenza non ha genere, può accadere anche da donne verso uomini e tra coppie dello stesso sesso. Quindi l'avvocato tenta un po' di lei però c'aveva pregiudizi, ha mai avuto a che fare con un caso in cui la vittima era un uomo? E lei gli ha detto sì, e in beh sì, e a quanto pare lui ha fatto una figura di merda e quindi fa vabbè, ma era etero? E lei ha fatto no, erano due persone dello stesso sesso, e quindi lui ha tentato un po' di far intendere che lei ce l'avesse con gli uomini maschi, bianchi, etero. Ovviamente la categoria, come noi sappiamo, è la categoria più perseguitata del mondo, assolutamente sì. Cioè, ma effettivamente, ma vi rendete conto? Johnny Depp è un uomo bianco, un milionario, anzi forse miliardario addirittura, un uomo etero, ricco, famoso, e santo cielo, guardate quanto è perseguitato, poverino. Tutte quelle donne native americane, tutte le donne nere, gli uomini neri. Vogliamo mettere la questione di Black Lives Matter con Johnny Depp, santo cielo? Cioè, ma ci rendiamo conto gli etero quanto sono perseguitati? Oh, santo cielo! Santo cielo! Quante discriminazioni maschi bianchi etero. Ci sono tanti posti in cui è vietato entrare se sei etero. Se vai in giro con la tua fidanzata e sei etero, puoi venire picchiato, santo cielo, eh! Oh, mamma mia, mamma mia! Ci sono ancora religioni che non accettano questa cosa, eh! Ci sono ancora paesi che addirittura rendono illegale il matrimonio etero. Ci pensate? Oh, santo cielo, poveri maschi bianchi etero, santo cielo! Poi per non parlare dei soprusi da parte della polizia, eh! Io, guardate, no, non mi voglio nemmeno pronunciare su questa cosa, veramente una cosa terribile. Meno male che gli avvocati di Johnny Depp hanno parlato di questa discriminazione, perché il mondo ne ha veramente bisogno. Grazie avvocati di Johnny Depp che pensate ai maschi bianco etero cisgender. Gli avvocati poi continuano con la dottoressa e fanno ma se Amber Heard era così spaventata di Johnny Depp, perché gli ha regalato un coltello? Io ho letto questa domanda da tante altre parti e sinceramente posso dirvi una cosa, ma anche qui, cioè, la gente si sta rincoglionendo, ma hanno detto ma allora perché ha regalato un coltello al suo aggressore se lei aveva tanto paura di lui? Vorrei farvi questa domanda, è una domanda difficile, eh? Voi che pensate così, è una domanda difficile, me ne rendo conto. Voi vivete in una casa probabilmente, ok? Avete una cucina a casa vostra? Forse sì. Cosa c'è nel lavello oppure in un cassetto della cucina? Coltelli.
tanti coltelli, coltelli piccoli, coltelli grandi, tanti coltelli. Ecco, secondo voi una persona violenta deve aspettare che voi gli regalate un coltello quando ha una cucina piena di cassetti di coltelli? Ecco, un saluto a voi che, non lo so, tagliate il pane e la carne e tutte queste cose con i cucchiai, evidentemente. Un saluto a voi. Ma a parte questo, sinceramente, io ho trovato veramente un po' stupidina questa domanda, sia perché si fa veramente molto i vaghi su chi sia Johnny Depp. Cioè, noi abbiamo capito che la loro relazione era tutta sesso, droga e rock and roll. Siamo passerellini, siamo oltre il limite, siamo un po' stile Sid & Nancy, avete presente? Ecco, stanno vivendo il loro sogno rock and roll di amore oltre i limiti, fino alla morte, un po' macabro, un po' così. Insomma, Johnny Depp è uno che c'è a casa un quadro di John Wayne Gacy, un serial killer che faceva del male ai ragazzini, un pedo. Ecco, quindi onestamente, secondo voi a Johnny Depp che è andata a regalare per compleanno una statuetta di Dune, un cristallino Swarovski, le presine del Disney Store? Molto probabilmente gli piacciono queste cose così a livello caratteriale. Io per prima so così, quindi non è che ci vedo, oh mio Dio, ma che cosa macabra, oh mio Dio, che brividi. Insomma, questo è amico con Marilyn Manson. Ma davvero stiamo a pensare che questi, non lo so, vivono come le madri pancine che si regalano i cigni fatti con gli asciugamanini del bidet? Inoltre possiamo anche dire che se una persona è soggiogata da un'altra, molto probabilmente vuole assecondarla, accontentarla e quindi farsi vedere come qualcuno che asseconda e fa tutto quello che vuole l'altra persona. Può essere semplicemente quello. Secondo voi quel coltello aveva altri fini? Secondo me no, era semplicemente un regalo, un po' siamo pazzerellini, il nostro amore è così. Ecco, arriva la testimonianza di Amber Heard. Quindi un avviso, perché qui parleremo anche di violenza eccetera eccetera, quindi se per voi è un argomento estremamente delicato, da qui in poi ne parleremo parecchio. Arriva quindi la testimonianza di Amber Heard. Ci sono dei rincoglioniti che sono convinti che lei abbia sniffato coca in tribunale. Evidentemente siete veramente stupidi, santo cielo. Ma non perché Amber Heard sia una persona gentile, pulita e roba così, ma chi sa, chi la conosce, ma che se ne frega. Il punto è che veramente credete che un processo così visto, così controllato, ma soprattutto in un'aula di tribunale, voi ci potete entrare con una bustina di coca dentro al fazzoletto che va sniffate nel momento? Ma quando mai? Ma dove vivete? Ma veramente, ma se credete a una cosa del genere siete stupidi, santi Dio, io non so come dirvelo. Come quelle che credevano che la bottiglia era stata messa dalla parte larga. Tra l'altro lei parla anche di quello, di come è stata stuprata con il collo di una bottiglia di liquore. E io, lo sapete che cosa ho scoperto? Ovviamente non le foto intime di Amber Heard, non è che ero io lì testimone nascosta nell'armadio, nonostante molti che scrivono qui sotto sembrano veramente gente che c'è una vaccina con Johnny Depp e Amber Heard. Ma c'è un video per quanto riguarda la pubblicità della casa, delle varie case, questi appartamenti che sono stati super citati all'interno del suo processo, in cui c'è scritto proprio la casa di Johnny Depp, c'è il tizio, quello là che è stato anche chiamato a processo, che si occupava di manager di tutti questi appartamenti, e praticamente c'è all'interno del minibar esattamente la stessa identica bottiglia, quella con il collo rosso di cerato e roba così, che ha citato Amber Heard. Potrebbe essere vero, potrebbe essere un ricordo, però è una strana coincidenza. Guarda te! Allora, molte persone hanno detto, beh, ma la sua testimonianza è sopra le righe, roba così. Noi sta gente non la conosciamo. Ci saranno persone che raccontano la loro cosa in maniera estremamente sopra le righe, altre in maniera estremamente neutra. Anche per dirvi delle cose estremamente delicate. Cioè, pensate ai vostri amici, se vi hanno raccontato cose molto delicate, l'avranno fatto in maniera diversa. Io non ne ho idea. Secondo me potrebbero essere benissimo tutte e due le questioni. Lei che dice la verità, lei che dice una bugia, lei che crede di aver vissuto queste cose. Io non ne ho idea quanto può essere sotto pressione raccontare una roba così intima davanti a milioni di persone e con il mondo intero che te dà da bugiarda e te demolisce. Inoltre però trovo stupido, se non siete esperti di recitazione, che cazzo ne sapete se lei sta recitando o meno? Ma chi ne sappiamo noi? Cioè, tu riesci a capire se una persona sta mentendo, se tu la conosci molto bene? Ma sti qua, ma chi cazzo l'ha conosciuti? Ma che ha visti? Noi abbiamo visto delle interviste di loro che stavano ovviamente facendo la loro maschera sociale d'attore del momento, del personaggio del momento, ma quindi, ma che ne sappiamo chi sono veramente, se lei è una piagnona o una stronza assoluta, o se lui è un piagnone o uno stronzo assoluto? Ma cosa ne sappiamo noi qual è la verità di queste persone? Però meno male che c'è state voi che attraverso uno schermo riuscite a capire chi dice la verità, chi dice bugie. Fatevi assume dalla polizia, meglio dalla macchina della verità. Vi mettono davanti i sospettati di un omicidio, di qualcosa, voi li guardate e dire, no, signor agente John, lui sta mentendo, e
così, oh, si risparmia un sacco di tempo, eh? Perché fanno a fare indagini alla polizia se c'è stato voi che riuscite a capire volo da un video su YouTube chi sta dicendo la verità e chi no, chi è colpevole e chi no? Fate veramente una richiesta, andate nella polizia, diventate la signora in giallo e fatevi una serie tutta vostra in cui vi fate seguire e riuscite a capire chi è il colpevole o meno, semplicemente così, da una dichiarazione a caso. Oh, abbiamo svoltato, cioè i crimini sono finiti se c'è state voi. Nella sua testimonianza lei ricostruisce la sua storia di quando era piccola fino ai primi passi a Hollywood e parla anche di come ha conosciuto Johnny Depp nel set di Room Diary. Dice anche che insomma lui si è presentato nella sua roulotte con una bottiglia di vino mentre lei era nell'accappatoio di scena e praticamente lui ci abbia mezzo provato, ecco, roba così. Lei si sentiva a disagio, ha detto, per via della questione e tutto, e però dopo ha detto che ha sorriso di circostanza, ma dopo, quando hanno iniziato la relazione, lei era perdutamente innamorata. Molti hanno criticato questa cosa, hanno detto che lei stava facendo una sorta di momento Me Too per fare leva sul fatto che c'è fosse una gerarchia di potere. Ma tesori belli, c'è una gerarchia di potere? Se io c'ho non so nessuno, e questo arriva al mega capo di Hollywood, magari questo, se io gli do un palo, può darsi pure che, oh, sportivamente dice, ah, oh, vabbè, pazienza, e scopo quei, ora ci stanno fuori al tribunale, roba così. Non lo so, potrebbe essere tante cose, ma ci sono anche tante storie per quanto riguarda persone che magari se la prendono sul personale e tentano di ostacolarti a livello lavorativo. Giusto, sbagliato, è questa la situazione? Noi non lo sapremo mai. Potrebbe essere che lei si sia sentita a disagio? Io credo di sì, perché se è uno sconosciuto, una persona più importante, inoltre un tizio sposato, e ti arriva una roulotte e magari non capisci se ci sta a provare oppure è semplicemente educato, è probabile che tu ti senti a disagio. E secondo me non è impossibile che magari lì per lì questa cosa e la trovi inappropriata, ma poi magari io affanculo, mo lo scopo. È questa la situazione? Non ne ho idea, noi non stavamo lì e non lo sapremo mai, e quella è la realtà. Poi lei parla del fatto di stare insieme con una persona estremamente famosa e lei essere un'attrice emergente, quindi come una sorta di arma a doppio taglio. E io qui vorrei anche dire una cosa, ma questi uomini super potenti e vecchi con piede nella fossa, che prima si piano dei ragazzette che hanno quasi l'età delle loro figlie e poi dopo, quando si lasciano, le tacciano dei gold digger. Amori miei, il motivo per cui queste tizie più giovani stanno con voi è anche per via del vostro status, e quindi, così come va fatto comodo quello status per accalappiaste giovincelle che altrimenti avrebbero cagato in faccia, poi non le potete criticare perché voi per prime avete fatto leva su quella cosa per pia queste ragazzette più giovani, belli di casa. Inoltre sono anche abbastanza schifata di tutta la misoginia che trapela negli sms di Johnny Depp, che parla di Amber Heard come una succhia cagazzi, troia senza valore in continuazione, e anzi quando parla della sua amante, che era all'epoca una modella 19enne russa, dice la mia piccola russa, mani mortacci tu, ma che xenofobia è mai questa? Amber parla proprio della prima violenza e dice che nel 2013 è la prima volta che lui la picchia. Lei vede il suo tatuaggio scritto Wine on Forever, ovvero ubriacone per sempre, che in realtà era scritto Wainona Forever, ragazza che Johnny Depp aveva conosciuto quando lei era minorenne, attrice, non ragazza, vabbè, conoscete Wainona Ryder. Lei era minorenne e lui aveva quasi 30 anni, si sono messi insieme. Qui da noi l'età del consenso è 14 anni, ma in alcuni stati degli Stati Uniti l'età del consenso è 18 anni. Quindi insomma, giornino, insomma, loro sono stati insieme, poi sono stati lasciati e lui ha cancellato il tatuaggio modificandolo in ubriacone per sempre. Lei ha riso e ha detto che Johnny Depp ha rosicato e gli ha dato uno schiaffo con il dietro della mano, con tutti gli anelli che c'ha, spaccandogli il labbro e lanciando, diciamo, facendo schizzare il sangue sul muro. E insomma, e qui vorrei darvi anche un'altra cosa, ma lo sapete una cosa? Ma lo sapete Johnny Depp che cosa ha? Hanno fatto vedere le foto all'interno del processo? Ha degli anelli qua sul retro della mano, che sono gli stessi anelli, ce l'ha uguali a Marilyn Manson. E io mi domando, cioè, ma questi hanno 60 anni per gamba e si comportano come le ragazzine dei 12 anni all'interno dei film delle gemelle Olsen? Ma che cazzo stiamo vedendo, onestamente? No, vi rendete conto il livello di patiticità a cui stiamo assistendo in questa roba? Sti due tizi a un passo dall'andropausa che stanno a fare tutti i coatti così, tipo, sono maledetto, roba così, ma anche i 14 anni, ma a Piazza del Popolo. Oh! In un altro episodio, Joshua Tree dice che loro erano usciti con dei suoi amici e un'amica di Amber le mette una mano sulla spalla. Johnny si incazza, piglia la mano dalla tizia e dice, guarda, io se voglio te spacco pure sto polso. Poi racconta un episodio sull'aereo per Mosca. Dice che lei e Johnny hanno preso MDMA e lui ha convinto anche un hostess a prenderla. Pensa di sta poraccia che lavora per questo, non gli può dire di no, però allo stesso tempo se la becca non gli fanno sedere tanto. A quanto pare è successo qualcosa tra Amber e l'hostess, lui ha smattato e quindi ha preso Amber da una parte e gli ha menato. Il punto però è uno. Allora,
di tutti questi eventi ci stanno un sacco di testimoni, però nessuno parla. Fatalità, pure quello là che la va accompagnata nostra, lei dice: no, no, ma io non ho visto i graffi, sono comparsi dopo. Poi, diciamo, uno degli infermieri si è fatto scappare che lei i graffi ce l'aveva anche prima. Però sembrava quasi sempre la versione tipo: no, no, io non ho visto niente. Poi si scopre che magari o ci stanno sms o qualcosa, che effettivamente qualcosetta l'hanno sentita, ecco. E come Isaac Baruff, il pittore, che aveva detto: no, no, io non ho mai visto gli di gà. E poi dopo c'erano gli sms di Johnny Depp e diceva: oh, sta zoccola senza valore, mo' a sbatta al muro. Insomma, a me sinceramente iniziano a non quadrare un po' le cosette, sinceramente, possiamo dirlo. Allora, perché tutti questi testimoni non sono stati chiamati? Cioè, qual è il motivo? Effettivamente perché non hanno visto niente? Allora chiamateli e dico: io non ho visto niente. Cioè, doveva chiamarli Johnny Depp e dire: oh, lei ha detto che c'erano queste persone, ora questa persona viene qua e dice che non ha visto niente. Oppure tutte queste persone sono a libro paga dei Johnny Depp e perderebbero il lavoro. E magari alcune se la sono sentita, altre invece che magari non vogliono essere messe in mezzo, rimangono che non vogliono essere messi in mezzo. A me sinceramente sta roba, boh, inizia a puzzare, anche perché tutti i testimoni di Johnny, a maggior parte, sono amici strettissimi suoi, oppure persone che lavorano per lui. Dall'altra parte, Amber Heard, fatalità, gente che non lavora per lui, anche gente che magari ha mezzo lavorato per lui, oppure gente totalmente strana, poi vabbè, la sorella non la contiamo, è successo questo. La cosa che ho trovato veramente squallida è stata che tutto questo tempo io avevo sentito i fan di Johnny Depp dire: ma la madre di Amber Heard sta dalla parte di Johnny, anche lei è contro Johnny, è contro Amber Heard. Amori, la madre di Amber Heard è morta, come fai a aver preso una posizione all'interno di questo processo? È morta anni fa, ma che siete rincoglioniti? Ha riesumato pure quel cadavere Johnny Depp? Ha tentato di farsi pure la madre di Amber Heard è morta? Non lo so. Inoltre Amber Heard nella sua testimonianza ho visto molto spesso, si è girata molto spesso verso i giurati, e la gente ha detto: oh mio Dio, questa è una cosa gravissima. Allora, quando lo faceva il tizio, il capo della sicurezza, ex poliziotto, tutti hanno detto: bravo, ha fatto bene, è una paraculata, ma ci sta, è lecito fare una cosa del genere. Mo' l'ha fatta Amber Heard, mo' perché vuole fare il pietismo. Oh, ma cioè, vogliono prendere una posizione e mantenerla fino alla fine? Se una cosa è così, è una cosa così sempre, è una paraculata sempre. Non è che lì ha qualcosa da nascondere, vuole fare pena, cioè o è sbagliato sempre o non è sbagliato mai, ma vabbè. Inoltre la giuria a quanto pare è composta principalmente da uomini, e questa cosa farà la differenza? Non ne ho idea. Giornata numero 15, ricomincia la testimonianza di Amber Heard e insomma ci sono un po' dei casini. Lei praticamente si era contraddetta, aveva detto delle cose imprecise, aveva dei vuoti di memoria, c'erano delle date che non tornavano, e io posso dirvi una cosa, può essere ben mille motivi. Una delle cose che viene sempre detta soprattutto alle vittime di stupro è: oh mio Dio, la tua testimonianza non è identica, qui c'è qualcosa che non torna. Ma provate voi a ricordare un momento estremamente traumatico, cioè avete tutto cristallino? Io sinceramente non mi ricordo niente, non faticherei anche a mettere a fuoco determinate cose, quindi non so, per carità, non sono la regola, possono esserci tanti mille maniere d'approcci, non vi so dire, però onestamente potrebbe essere per tante motivazioni, e non è così semplice ricordare in maniera ferrea tutto, soprattutto quando qualcosa è molto traumatico e magari i ricordi o riaffiorano o magari con il tempo li cancella la tua mente, può essere da tante situazioni, ecco. Praticamente qui che cosa è successo? A quanto pare molti sospettano che durante questa pausa Amber Heard abbia parlato con i suoi avvocati e si sia un po' messa d'accordo. Cosa vuol dire? Che praticamente teoricamente non lo potrebbe fare. Molti sospettano però che abbia fatto questa cosa e si sia messa d'accordo con gli avvocati per metterci una pezza sulle la testimonianza, che era un po' frammentaria, ha detto cose sbagliate, cose che non tornavano, eccetera eccetera. E questo potrebbe essere un problema? Sì. Il punto è che gli avvocati di Johnny Depp potrebbero chiedere al giudice di fare questa domanda, e Amber Heard potrebbe anche qui mentire, dire: no, no, io non ci ho mai parlato con l'avvocato mia, che vedevo lì. E nel caso, insomma, se gli avvocati di Johnny Depp hanno delle prove concrete, possono andare avanti, altrimenti si attaccano al cavolo. Amber parla anche di un'altra cosa, di come lei in realtà sia stata lei a fare pressioni su Johnny per fare un accordo prematrimoniale, e noi invece abbiamo sentito il contrario, che lei non voleva, cioè noi non sapremo mai la verità. E molti hanno detto: beh, ma perché, se lei era una poveraccia, fatto pressioni? Potrebbe essere magari per proprio dire: così non ho intenti verso i tuoi soldi, quindi non mi rompere i coglioni. Potrebbe essere per tante motivazioni anche qua, noi non lo scopriremo mai. Qual è la verità? Non lo sapremo. Poi parla di Boston, ovvero l'aereo in cui gli ha strappato i capelli, ci sono le foto. E lei dice che stavano sull'aereo, lei aveva finito di girare un film in cui aveva una scena di sesso con James Franco, Johnny Depp smatta, inizia a prima insultarla, tirargli le cose contro, poi mentre lei se ne sta andando la colpisce, gli dà un calcio sulla schiena e la butta per terra, e lei si è sentita umiliata perché era davanti a tutti, però tutti erano al libro paga, e quindi molti dicono:
stanno mentendo queste persone perché non sono state chiamate, non dicono niente perché sono al libro paga di Johnny Depp, oppure lei è una cazzara, anche qui non lo sapremo mai. Cioè il punto qui si potrebbe fare una quadra se chiamano tutti, ma se non chiamano la metà della gente è normale che uno dice, cioè uno o l'altro che sta a nascondere qualcosa, lei che è una cazzara, oppure Johnny Depp ha mezzo messo a tace questi e così non vanno a testimoniare, perché qui qualcosa c'è un problema. Arriva la foto dell'occhio nero e del naso rotto. Allora, Amber Heard sostiene che ci sia stato un naso rotto. Allora, questo su internet molte persone postare la foto di Diane e dire questa è violenza domestica, questa no. Allora, violenza domestica può essere anche psicologica, può farvi pressione una persona, può obbligarvi a dei rapporti. Questo non lascia segni, non lascia per forza lividi, graffi, roba del genere. E quello non è che lo rende meno violenza. Il punto è che non potete utilizzare la violenza di una persona per scherzare un'altra. E il punto è che la violenza non è che vi deve lasciare semimorti, altrimenti non è violenza. Perché questo scoraggia tutte le altre vittime. Dicono, vabbè, magari io non ho segni così, non mi crede nessuno. A prescindere dal fatto di Amber Heard, questi meccanismi sono sbagliati. E il motivo, semplicemente l'antipatia e l'odio verso Amber Heard, che boh, dipende che nasce chissà da cosa, non potete incanalarlo in questa maniera che va a penalizzare tantissime altre vittime. Dovete informarvi sulla violenza domestica se ne volete parlare, se volete schierarvi, altrimenti potete sempre stare zitti. Lei dice che ha il naso rotto e lì non si vedono lividi, non si vede niente di tutto ciò per quanto riguarda il naso. È vero? È falso? Allora, io ho tentato di informarvi. Ci sono situazioni, per mia conoscenza personale, quello che so io, ovvero pari a zero perché non so né un medico né niente, il naso rotto io che so è tutto gonfissimo. Però ho letto anche su internet persone che facevano vedere che non c'entravano niente, dicevano io qua c'ho il naso rotto e non si vede niente. Qual è la verità? Io non ne so niente. Probabilmente lo saprà qualcun esperto di medicina, una persona che si occupa proprio di quello, pronto soccorso a bordo campo, in palestra, oppure proprio pronto soccorso in generale. Quella persona magari ha visto tanti nasi rotti e sa quali sono le varie possibilità e se ci sono minime possibilità in cui non si vede praticamente niente, è un po' gonfio e con un po' di ghiaccio si può togliere, non lo so, non ne ho idea. Io per prima sono scettica, però allo stesso tempo non ho abbastanza informazioni per poter dire la mia, perché non ne so un cavolo di questa situazione, non sono un medico. Quindi se voi siete così certi che non siete un medico, buon per voi, però forse è meglio non essere così certi su cose che non conosciamo. Lei dice che ha fatto queste foto dopo 2-3 giorni dal naso rotto e voi, se siete persone che hanno avuto a che fare con tanti pronto soccorso, avete fatto magari, che ne so, la guardia medica, effettivamente c'è una vaga possibilità, oppure la possibilità è pari a zero, che non lo so, ti rompono il naso, forse è una contusione al naso e una persona normale dice boh, mi sono rotta il naso, non ne ho idea. Lei non è andata dal medico, quindi probabilmente ha fatto un'autodiagnosi, quindi probabilmente potrebbe non essere rotto ma una contusione, non ve so di. Però per quanto riguarda il labbro spaccato, gli occhi neri che poi andranno da James Corbett, a quanto pare è stato confermato dalla sua makeup artist. Quindi allora, per tutto questo processo un sacco di commenti dicevo dicendo ma lei non ha portato prove, ha portato foto, ha portato testimoni, tribunale della Gran Bretagna che ha sentenziato che secondo loro Johnny Depp abbia colpito Amber in 12 episodi su 14. Quindi c'è una sentenza, ci sono delle foto, ci sono come Johnny Depp che dice cose del genere, c'è il manager che si scusa verso Amber Heard per il fatto che Johnny sia stato violento la sera prima. Quindi ci sono delle prove, magari per voi possono essere delle prove non fortissime, non veramente inconfutabili, ci sta. Io per prima dico, in questo processo dico tutto boh, però non ci stanno le prove, allora avete visto il processo, ecco, qualcosa ha portato. Poi magari per voi non è abbastanza e ci sta. Allo stesso tempo io mi domando, scusate, ma Johnny Depp che prova ha portato del Tito? Cioè tutti gli hanno creduto, nonostante tre testimoni hanno detto un'altra cosa. E nonostante sia stato sbugiardato l'altro giorno da un chirurgo, però vabbè, quello non lo dico. Su quello non ci fanno, ogni volta che viene smentito Johnny Depp gli youtuber ci fanno i post, avete notato? Quando viene smentito Amber Heard, boom, video, post, eccetera, eccetera. Quando viene smentito Johnny Depp, tipo dalla produttrice esecutiva Disney, silenzio. Ma che sta diventando questo processo? Vabbè, arriviamo al giorno 16, cross examination, ovvero c'è la nostra Camilla Velasquez, veramente un carro armato e non in senso positivo, perché alcune delle sue argomentazioni a me hanno fatto abbastanza schifo, come per esempio buttare là i disturbi alimentari come se questo avesse un senso o effettivamente faccia di voi una brutta persona se avete avuto nella vostra vita disturbi alimentari. Gran bello schifo. Inoltre avevano anche citato, quando c'era la dottoressa Hughes, per quanto riguarda l'autolesionismo, e l'aveva citato l'avvocato di Johnny Depp come per dire, vedete, questa è una prova fondamentale. Ma che cosa vuol dire? Cioè, volete buttarla con l'instabilità mentale? Allora, se effettivamente volete buttarla sull'instabilità mentale, allora qual è effettivamente la colpevolezza di Amber? Perché se uno non è capace di intendere di volere, oppure è talmente instabile, allora non è nemmeno cosciente di quello che sta facendo e quindi non lo fa volontariamente. Quindi avrebbe meno responsabilità? Non lo so,
sinceramente io non riesco a capire il punto di quanto stanno buttando qui in vacca la salute mentale di queste due persone, questi avvocati che a quanto pare non ci capiscono un cazzo. La cross examination va male, tante incongruenze, e Amber dice io mi sbaglio le date, a quanto pare ha detto una data rispetto a un'altra per quanto riguarda un incidente, un anno rispetto con un altro, e io mi ricordo l'evento ma non la data. Io onestamente so de parte perché io sono identica, però che vedo lì, cioè capisco pure che in un contesto come questo, minimo errore per quanto riguarda le date, cioè risulti poco credibile. Quindi sta inventando una cazzata e quindi non si ricorda, oppure è veramente una che si ricorda un cavolo, Poi ha fatto tutto un discorso sulla chitarra, cioè improvvisamente è diventata una cosa fondamentale, tipo fa ma lei non è vero che sa suonare la chitarra, però ci sono delle foto di lei con la chitarra. Ma cosa stiamo vedendo? Poi c'è tutto un discorso per quanto riguarda la parola couch, ovvero divano, e Amber dice che in realtà lei utilizzava quella parola couch per dire trucce, ovvero le argomentazioni molto dure tra loro due, e era tipo una comfort word, ovvero una parola per non utilizzare una parola vera. A me sembra un discorso assurdo, però per quello che abbiamo visto nel processo potrebbe essere, secondo me. Non so se è vero in questo caso, però all'interno di questo contesto abbiamo visto già una cosa simile. Abbiamo visto lei e Johnny che parlano di mostro, come per stare a parlare della dipendenza. Quindi anziché utilizzare effettivamente la parola droghe, cose così, utilizzano mostro. Quindi un sostitutivo, come per non affrontare direttamente qualcosa. Quindi visto che abbiamo visto questo, potrebbe essere plausibile anche questo. È plausibile in questo caso? È una prova definitiva? Ovvio che no, non lo sappiamo. Però hanno notato anche delle cose, ovvero dei gravi errori per esempio grammaticali di Amber Heard. Questo ha a che fare con qualcosa magari della sua salute psicologica, dell'attenzione, non lo so, non ne ho idea e non riesco a capire, ci sono tanti punti interrogativi, quindi non riesco a capire perché la gente abbia delle opinioni così polarizzate. Gli avvocati di lei tentano demente, c'è una pezza, come vi ho detto non potrebbero parlare con altre persone, non potrebbero parlare con i propri avvocati, quindi nel caso fosse successo qualcosa così i legali dei Depp magari faranno un ricorso, faranno quello che devono, se no boh. Poi fanno vedere le foto della luna di miele di loro due, e c'è una foto di Johnny Depp sul set di Assassino sull'Orient Express, e c'è Johnny Depp che è pesto, ma non si capisce se è pesto perché gli ha menato Amber, oppure è pesto perché è ubriachissimo, sta così, manco si regge in piedi con gli occhi vaghi così. L'avvocato Depp dice che forse lei gli ha menato, lei dice no, guarda, era ubriachissimo, e la sera stessa mi ha soffocata. Poi parlano del caccagate, lei dice che non è stata lei, ma dice che sono stati i suoi due cagnolini. Io sinceramente non ho visto la foto della cacca perché me la vorrei risparmiare, vedo tutti i giorni quella del cane mio e mi basta e mi avanza, quindi sinceramente non ne ho idea. Lei dice che c'avevano dei problemi digestivi e che molto spesso cagavano sul letto. Io sinceramente che schifo, santi Dio, io avrei dato fuoco a quel letto se fosse successo a me. Però vabbè, i cani sono microscopici, sono tipo cani piccoli così, quindi onestamente se è una cacca gigante, non lo so, ci sono, posso dirvi anche quante possono essere grandi le cacche di questi cani, possono essere microscopiche, che certe volte santo cielo sono più grossi di lei, è questo il caso, non lo so, no, voglio vedere qua la cacca. Però a quanto pare per il caccagate la giuria non ha la foto, e secondo me è una foto rilevante, perché per capire se ci vorrebbe tipo un centimetro vicino, tipo le foto quelle là forensi della polizia, per capire se sta cacca era enorme, perché se è grande tanto quanto il cane probabilmente è del cristiano e non del cane. Arriviamo agli appunti dell'infermiera, lei dice che insomma gli appunti dell'infermiera che non diceva che lei aveva dei ferite non sono corretti, e molti hanno detto vabbè, ma allora Amber dice che tutti stanno a mentire, però tesori miei, gli altri testimoni, cioè che dicono esattamente l'opposto, allora pure quelli sono tutti bugiardi, è un caso, ognuno ha una posizione diversa, grazie al cavolo ce l'avete scoperto oggi, vabbè. Insomma, poi parlano anche della questione dell'appunto fondamentale dell'infermiera, in cui lei un giorno è andata con un tizio famoso a farsi di MDMA lì nell'appartamento di Johnny, e l'avvocata di Johnny fa lei ha fatto, insomma, gli dà veramente da zoccola. Amber dice che quel giorno manco era là. Io mi domando, ma se infermiera che si mette a scrivere, appunta i gossip, poi l'appunto sul fatto che lei se volesse togliere la vita non lo dice a nessuno, questo è fondamentale importanza. E quindi io qui mi fa anche venire in mente un'altra cosa, questo appunto, la rilevanza a questo appunto, perché appunti questa cosa? Perché ti sei preoccupata del fatto che magari questi ci vanno a rimanere e quindi vuoi prendere degli appunti su questa cosa, delle prove, oppure, però non credo, visto che questa ti dice che se vuole togliere la vita e tu non fai un cavolo. Secondo me questa è una sorta di controllo, cioè tu sei pagata da Johnny Depp e magari se questa lo tradisce un appuntino dove vai e magari io rivolti. È sbagliato? Secondo me nemmeno troppo, però il punto è questo, cioè abbiamo delle persone che non è che erano neutre là, ma stavano al libro paga di una persona.
Poi gli dicono che lei non è andata da nessun medico ha sentenziato che lei ci avesse il naso rotto. Posso dirvi che gli occhi neri invece la truccatrice poi in seguito dirà che effettivamente ce l'aveva, e poi parlano di questo fantomatico trucco. Allora, io sentivo veramente l'assurdità. Allora, tutti, no, certe cose non si possono coprire. Ovviamente il gonfio non si può coprire col trucco, però i lividi, la roba nera sì, cioè potete coprire pure le ferite. Io a volte sono venuta qua in video e non si vede una mazza, nonostante io abbia delle occhiaie terrificanti. Amber dice che lei ha utilizzato sempre il Bruise Kit, ovvero una sorta di kit per i lividi, roba del genere, le contusioni e cose così. E dice pure che non ha utilizzato quella precisa palette di Milani, cosa confermata dalla sua truccatrice, che ha dato la sua testimonianza a gennaio, che è stata già mandata in onda, e lei ha detto proprio un'altra marca per quanto riguarda il correttore, il colorato correttivo. Allora, Amber dice che lei ha utilizzato sempre questo kit da quando fa teatro, il punto è uno. Allora, in chat hanno iniziato a dire, beh, ma il kit teatrale per i lividi è un'altra cosa, non vuol dire per coprirli, ma vuol dire per curarli. A parte che io sinceramente voglio capire perché, cioè, tutta sta cosa su Johnny Depp pure ha portato delle foto e non è che aveva tipo il naso spostato, roba così, e questo non rende quella cosa meno violenza domestica, però voglio capire perché questa roba, questo approccio per Amber Heard sì e per Johnny Depp no, con prove molto molto simili o prove vaghe o nulle da tutte e due le parti, cioè perché due pesi e due misure, c'è un problema di fondo. Inoltre anche tutte ste anti improvvisate makeup artist, che cioè adesso veramente è più facile trovare una makeup artist, però non vuol dire che sia brava. Il kit per i lividi non è un kit teatrale, è un kit per trucco, per effetti speciali. Infatti, se voi siete delle makeup artist normali, o avete anche la cosa per gli effetti speciali, oppure no, perché sono le finte ferite. Sono veramente terrificante quelle persone che fanno i tutorial su come secondo loro Amber Heard ha creato questi lividi con il trucco. Fuori luogo, un conto potete fare questo tutorial per Halloween eccetera eccetera, ma volete fare questo tutorial per dare della bugiarda a una persona? Questo scredita semplicemente tutte le vittime di violenza domestica, che da oggi in poi saranno sempre tacciate di essersi rifatti da soli vedendo un tutorial eccetera eccetera. Veramente una monnezza. Quindi di base non è che i ragazzini a teatro hanno il kit per queste cose, per il Bruise Kit. Potrebbe essere un modo per chiamare tutto quel kit che tu utilizzi per coprire quella roba. Potrebbe essere vero, potrebbe essere falso. Io ho il kit per le occhiaie, questo non vuol dire mi disegnano le occhiaie. Intanto un kit per coprire le occhiaie. Ciao a tutti, eccomi tornata nel mentre c'è stata una mega collaborazione, quindi se mi vedete diversa per quello mi sono cambiata e tutto. Lo vedrete sul mio canale di cinema, è una mega mega sorpresa. Se avete quali temi LGBTQ+, ho davvero una grandissima sorpresa per voi. Sono davvero orgogliosa di potervi portare sul mio canale, quindi se mi vedete un pochino diversa, eccomi qui. È davvero qualcosa di importante per me, per il mio canale, quindi grazie mille per avermi aiutato insomma tutti questi anni nel mio percorso. Però nel mentre continuiamo a lavorare sul video di Johnny Depp e Amber Heard. Stavamo parlando prima per quanto riguarda l'ospitata lì a James Corbett Show, dove c'era anche Armie Hammer. Recentemente Armie Hammer è stato proprio letteralmente sotto investigation per quanto riguarda le accuse di stupro da parte di una sua ex fidanzata, amante, eccetera eccetera. Anche qui sembra quasi assurda, sinceramente, visto questa storia. La truccatrice di Amber testimonierà in seguito. Se voi fate caso vedete le immagini, un pochino si vede qui che è leggermente più gonfio il suo labbro. Però per quanto riguarda la testimonianza della truccatrice ne parleremo poi. Sinceramente ho sentito un sacco di cose per quanto riguarda il trucco, l'è stato chiesto, e io ora sono molto curiosa di vedere con voi questa cosa. Guardate un po' che cosa vi faccio vedere. Avete visto qui? C'era un tatuaggio e ora, voi lo vedete? Diciamo che si fa molta fatica a vederlo in video e cose così. Questo per farvi capire, non ho le luci di uno studio televisivo ovviamente, che sono molto molto più ampie. That's it! Un po' tamponato e tutto, però insomma ci siamo, bamboline. Vedete più il mio tatuaggio? Il mio tatuaggio non c'è più. Secondo voi, se io sono riuscita a coprire un tatuaggio così con un solo correttore, manco due, perché questo è quello aranciato che corregge le cose con il nero, secondo voi una persona, una truccatrice, non riesce a coprire i lividi? Lo stesso vale per le foto del red carpet. Allora, le foto del red carpet molte potrebbero essere modificate, a volte si utilizza ovviamente una luce molto più forte, voi non vedete nemmeno i brufoli degli attrici e degli attori, perché altrimenti non verrebbero utilizzate quelle foto, a meno che non siano per siti di gossip e roba del genere. Però l'importante per quanto riguarda i paparazzi è che ne so, roba così, ripubblicano quelle foto, lo stilista che ha dato quell'abito in due d'azione a Amber Heard deve ripubblicare quella foto, e ovviamente se si vedono i difetti di una a quell'altra persona non lo ripubblica.
granolo, ovviamente. Allora, vedete qui si è asciugato, vedete più, abbassiamo anche un pochino, non ho passato l'altro colore, però insomma. Voi da così notate che c'è il mio tatuaggio? Non si nota sinceramente, possiamo far così e voilà, torna il mio tatuaggio, che bello nero, ecco. Questo è semplicemente per dirvi che non ci vuole ingegno. E tutte quelle smandrappate che sa, sentono gli make up, evidentemente dicono no, ma certe cose non si possono coprire, se ce la faccio io che sono un cane. Probabilmente chi c'ha a disposizione dei consigli per quanto riguarda make up artist vari o dei make up artist professionisti che insomma riescono a lavorare ad alti livelli, probabilmente lo sanno molto meglio di me, di voi messi insieme. Se vedete le foto, onestamente questa parte del labbro sembra leggermente più gonfia, potrebbe essere per mille motivi. Ora sicuramente ci sarà qualcuno che dice no, se l'ha fatto da sola, oppure no, lip injection, quindi il filler alle labbra. Certo, ovviamente è stato sicuramente un elefante e non certo Johnny Depp, perché sia mai, insomma. In questo momento il team di Johnny Depp non sa bene cosa testimonierà, insomma, la make up artist, ma guardate, appena c'è uno che non è al libro paga e Johnny Depp, guardate, c'è un'altra versione. Cioè, ma non trovate un pochino strano questa cosa? Io sinceramente non credo che stiano aumentando, credo che sia molto complicato però per una persona che lavora o che il cui lavoro dipenda in maniera anche indiretta da Johnny Depp, parlare di questo caso. Ovvero, mi spiego meglio, vi faccio l'esempio della hostess di cui abbiamo trattato prima. Magari per lei è molto imbarazzante andare lì, dover dire che si è fatta di MDMA, quindi magari essere licenziato dal datore di lavoro, l'agenzia che gestisce questo aereo, oppure ancora magari potrebbe dire qualcosa che non per forza sconfessa Depp in questa cosa, però magari è qualcosa di imbarazzante, dice sì, Johnny Depp si è, che ne so, che ha trattato male il cane, oppure ancora si è drogato e si è vomitato addosso, e ovviamente questo non è che fa piacere a Johnny Depp, quindi magari la prossima volta se deve riutilizzare quell'aereo, quella compagnia magari chiederà che non ci sia questa persona, perché magari non vuole che possa vedere di nuovo delle cose e magari dirle pubblicamente. Cioè, sono tutte delle dinamiche, secondo me, che non so se sono successe veramente, però visto che la linea costante di tutta questa situazione è che tutte le persone che lavorano per Johnny Depp sono a favore di Johnny Depp, a me sinceramente inizia a sembrare una cosa troppo strana, visto che appena si inserisce qualcosa di nuovo come la make up artist, roba così, sembrano tutti contraddire questa roba, e soprattutto mi sembra strano che tutti questi testimoni siano stati lasciati fuori. Camille Velasquez chiede anche a Amber Heard per quanto riguarda il 26 maggio, Amber si sbaglia ancora una volta con le date, dice che è stata la settimana più brutta della sua vita, terrificante, lei intende l'ordine del settivo, ma la data che gli ha chiesto Camille era antecedente. Sta mentendo, è una rincoglionita, sinceramente non lo so, essendo io sinceramente in questo caso la capisco troppo, perché io sono una rincoglionita per quanto riguarda le date, quindi per me non è nulla di così travolgente e sconcertante, però capisco pure che in una situazione come questa, cioè, non è che puoi avere scuse. Camille gli chiede anche se lei si è fatta di cocaina e Amber nega che si sia fatta di coca e dice che solamente quando aveva 18-19 anni e poi mai più. Io comunque mi domando una cosa, ma quanto è ipocrita questa domanda? Cioè, scusate, ma io dall'inizio di questo processo ho detto, scusate, questo elemento del Johnny che si è fatto sto mondo e quell'altro qualsiasi sostanza, tra un po' pure il piscio del cane, è un elemento importante, perché uno potrebbe essere stata una cosa che magari gli ha fatto fare delle cose che da lucido non farebbe mai, o addirittura potrebbe essere un'altra cosa negativa per lui, perché magari è stato strumentalizzato in quei momenti da alcune persone vicine, o addirittura magari hanno fatto credere di aver fatto cose che in realtà non aveva fatto. Io l'ho detto dal giorno 1 questa cosa, però ho detto il fatto che si sia drogato è un dato importante, però non è che di per sé dice oh, è colpevole. Idem per quanto riguarda, che ne so, il fatto della sua salute mentale e le medicine. Ho da subito criticato gli avvocati di Amber Heard che insomma citavano questa lista di medicine come se fosse una cosa negativa, ma meno male che le prende. Trovo agghiacciante, trovo veramente paraculo e anche un po' ridicolo il fatto che l'avvocato di Johnny Depp sia qui a parlare di Amber Heard, a fare amorare sulla coca, perché porca troia, c'è Johnny Depp che sta aspirato da un po' pure le ceneri da madre, e quindi sinceramente ipocrita, perché anche questo argomento è una tossica, una cocainomane ed è qua della... Poi, guarda caso, quando si tratta di Johnny Depp, io ho sentito una roba tipo 5 persone dire oh, sì, vabbè, Johnny Depp si fa di queste sostanze, però noi lo sapevamo, si sapeva da un sacco, non è un segreto. Ok che non è un segreto, però questa cosa può avere rilevanza, non sappiamo se ce l'avrà rilevanza assoluta in questo processo, però potrebbe avere rilevanza
sia contro di lui e sia a suo favore. E andare a fare la morale Amber Heard quando c'è il tuo cliente che, non lo so, si è preso sto monno e quell'altro, a me sinceramente lo pare un po' una presa per il culo. Poi la cosa che mi ha fatto più schifo sinceramente di tutta questa roba, esattamente come altre, come il fatto del sorriso, l'avvocata di Amber Heard, di Johnny Depp, che fa: ma come, sei stata abusata questo giorno e il giorno dopo stavi con le amiche e sorridevi, avevi un costume e sorridevi. Che cosa devi fare? Cioè, veramente, per essere creduta, che cosa devi fare? Buttarti da un palazzo, altrimenti non sei una vera vittima. Sinceramente, una roba aberrante che devo sentire. Ancora più grave è l'altro discorso che lei ha fatto. E lei ha fatto: ma signora Amber Heard, noi sappiamo da vecchi resoconti di altri suoi psicologi che lei ha disturbo bipolare di personalità, disturbo di ansia, disturbo dall'attenzione, problemi di autodelusionismo, problemi di comprensione e pure disturbi alimentari. Un'altra cosa, cioè, che cosa volevo mettere? Pure intollerante al lattosio, adesso va. Cioè, io non lo so, ma oltretutto, cioè, il fatto che lei abbia problemi di autolesionismo, disturbi alimentari, tutta questa roba, cosa c'entra con il fatto che lei potrebbe aver mentito in questo caso, santo cielo? Cosa c'entra con la diffamazione? Cioè, se lei ha avuto disturbi alimentari e è stata anoressica, questo vuol dire che ha diffamato Johnny Depp? Qual è la connessione? Cioè, perché onestamente, questo è la cosa fondamentale per lei, per colpevolizzarla, ma magari, che ne so, la droga che si è fatto Johnny e tutta la sua vita, ovviamente, che sarà stata filtrata perennemente tutte le sue esperienze dalle tantissime robe che si è preso, non ha nessun valore. Come vi ho detto, quella non è una cosa che, oh mio Dio, se è così allora sicuramente è colpevole. Potrebbe essere in un senso o nell'altro, però la roba vale da tutte e due le parti. Trovo veramente assurdo addirittura tirare fuori i disturbi alimentari, semplicemente una scusa per dire, mettere in ridicolo Amber Heard e farle sentire a disagio in quel momento. E l'ho trovata una bassezza, ma soprattutto una stupidità. Cioè, il punto qui è che è dannoso non tanto per Amber Heard, perché in quel momento lei c'ha il momento di vergogna, tutto il mondo sa che c'ha avuto disturbi alimentari e pazienza, Amber poi ha negato tutto, va a vedere, può darsi pure che era vero, noi non lo sappiamo, ma soprattutto non è rilevante. Il problema qui è che questo processo è visto da milioni di persone. Si parla tanto di quanto gli youtuber diano il cattivo esempio, le persone su Instagram, se una roba del genere avesse detta, che ne so, Chiara Ferragni, oggi sareste tutti lì con i forconi a arrabbiarvi tantissimo. Se l'avesse detta un ragazzino di 15 anni su TikTok, per esempio, le cose omofobe che ha detto Johnny Depp, o avesse misgenderato un uomo trans, sicuramente sareste tutti lì a scrivere su Twitter, arrabbiati, eccetera, eccetera, articoli su web, indignazione e giustamente tante critiche. Il punto è che qui invece viene tutto sospeso. Questa roba rimane grave ugualmente, anche se voi siete dalla parte di Johnny Depp. Questa roba rimane sbagliata da parte del suo avvocato, è un messaggio gravissimo. Tutta questa roba non può essere messa in una situazione in cui viene letta in una connotazione negativa. Ha un processo per diffamazione. Questa roba è utile per la diffamazione? Cioè, i disturbi alimentari dicono che Amber è una bugiarda, secondo voi? Posso anche fare uno strappo per quanto riguarda le sostanze o addirittura la salute mentale, che vogliamo dire che lei non era lucida, eccetera, eccetera. Ma i disturbi alimentari cosa c'entrano? Cioè, io voglio veramente capire. L'avvocato sta dicendo, praticamente, se tu c'hai queste cose sei una brutta persona. Inoltre voglio capire, ma scusate, avete pagato un analista forense, cioè una psichiatra forense, per dire che lei era borderline? Ora improvvisamente è diventata bipolare, sono due cose diverse. Cioè, quella è una rincoglionita e poi è bipolare. Quante cose c'ha sta Amber Heard? Cioè, l'unghia incarnita gli manca, giusto? La luce valgo ce l'ha? Poi parla del 21 maggio 2016, ovvero quando Amber sta al telefono con il suo amico Ayo, quello misgenderato da Johnny Depp, e lei praticamente parla al telefono con il suo amico, Johnny è geloso e dice: ah, ora è tua, la puoi tenere, lancia il telefono, e poi dopo lei dice al telefono Amber: aiuto Johnny, basta, Ayo chiama la polizia, eccetera, eccetera. Allora, lei ha portato delle foto e io ho sentito Legal Byte, per esempio, che per tutto questo video, diciamo che prima ancora di questo processo, lei, diciamo, che era un po' per la fazione Depp, ovvero dice: non mi fido troppo di Amber Heard, secondo me è un po' così. E può essere, ognuno ha le sue percezioni in base al suo vissuto e potrebbe filtrare la realtà in una certa maniera. Dice che secondo lei queste foto sono finte. Ora, io mi domando, cioè, ora, un avvocato, magari c'ha effettivamente un'esperienza, eccetera, eccetera, però io voglio dire, cioè, ma è possibile che tutto quello che porta Amber Heard o è finto? Prima no, non c'ha le prove, poi se le prova no, sono finte, poi se porta qualcuno no, mente. Ma allora, scusatemi, ma questa che cosa deve fare? Trovare un video del Gesù Cristo che ha registrato qualcosa? Perché tutto non vale? Tutti gli sms di Johnny Depp comprovati da lui, in cui lui, cioè, le dava la zoccola senza motivo, la insultava, roba del genere, tutto quello è falso, tutto non è mai esistito.
capito. Però tutte queste cose sono prove, tutte le altre cose di Johnny Depp sono delle prove fondamentali. Un audio di Johnny Depp, prova fondamentale. Le foto di Johnny Depp, prove verissime. Oh mio Dio, che terribile violenza. Le foto di Amber Heard, no, sono finte, non sono abbastanza. Cioè, ma allora facciamo pace un attimo col cervello. Lei praticamente ha detto che ci sono queste foto dei vetri per terra. E secondo lei sono tutta una messa in scena. L'idea, quella del team di Johnny Depp, che Amber Heard con i suoi amici abbia messo in scena tutto per dare la colpa a Johnny Depp di uno scontro che in realtà non è mai esistito, non c'è mai stato. E l'idea di tutta questa roba è proprio il motivo della diffamazione, perché cioè, insomma, Johnny Depp ha fatto diffamazione contro, cioè ha querelato per diffamazione Amber per via di quel post sul Washington Post in cui lei dice che è diventato un simbolo per parlare della violenza. Dall'altra parte c'è Amber che fa una controdiffamazione nei confronti dell'avvocato di Johnny Depp, perché l'avvocato di Johnny Depp, vi faccio questo spoiler, poi ne parleremo, era in contatto con uno dei più grandi troll di Twitter, che si chiama That Umbrella Guy, che praticamente diffondeva fake news per quanto riguarda Amber Heard, quindi iniziava a dire tutte cose su Twitter contro di lei. Inoltre recentemente Vice ha fatto un articolo in cui a quanto pare il Daily Wire ha fatto di dollari per sponsorizzare roba contro Amber Heard. Ora, cosa vuol dire tutto questa cosa? Che ovviamente questa cosa della truffa, tutta una roba falsa programmata da loro, cioè è difficile adesso vedere dov'è fake news e dove è nata. È nata effettivamente perché ci sono dei dubbi, oppure è semplicemente una cosa che si è autoalimentata, il gioco del telefono, la senti ripetere, tutti ne parlano e quindi alla fine ti autoconvinci. Secondo me è grave che un avvocato da parte del team di Johnny Depp si metta a parlare e noi non lo sappiamo, ma potrebbe avere anche istigato una fanbase online contro l'altra parte. Cioè, è illegale? Io non lo so sinceramente se sia illegale o meno. A livello etico però mi fa dubitare. Se il tuo cliente è così tanto nel giusto, perché devi fare queste cose? Inoltre mi chiedo anche di tutti questi siti, per esempio questo sito di Daily Wire è di estrema destra, dicevano, o di destra, io non lo so nel dettaglio, non ho mai approfondito quel sito, quindi non vi so dire. Però effettivamente ha sponsorizzato queste cose. Io onestamente credo che abbia sponsorizzato queste cose perché ricevano più click. Il tipo di prodotti che sono contro Amber Heard ricevono molti molti più click. Il motivo per cui i vostri youtuber preferiti fanno post dove prendono in fallo Amber Heard o criticano qualcosa della sua testimonianza, di qualche prova che non collima, eccetera eccetera, e stanno zitti quando le prove che non collimano sono dalla parte di Johnny Depp, come il chirurgo che dice che non è vero che si è tagliato il dito come dice, oppure l'esecutivo della Disney che dice manco per il cavolo che c'era qualcosa in ballo per Pirati dei Caraibi, seguo Johnny Depp, non ci sono prove. Tutte queste cose non vengono trattate, perché? Perché portano molti meno click e nonostante i miei video siano a parlare, siano abbastanza neutri, nel senso siamo qui a vedere le pulci di ogni caso e a farci delle domande su una dell'altra parte, nonostante tutto io ricevo un sacco di problemi, un sacco di gente fa si sente dal tono di voce, una tizia mi ha scritto si sente dal tono di voce che sei contro Johnny Depp, oppure un'altra si vede che Johnny Depp ti sta antipatico, hai gettato la maschera, ma chi se ne frega di Johnny Depp, ma che me paga Johnny Depp, se me pagasse pure, ma che me ne frega a me di Johnny Depp. Cioè io onestamente sono stata pure alla festa del cinema quest'anno e c'era Johnny Depp che stava presentando Puffin la serie, e sinceramente posso dire una cosa, io manco ci sono andata, potevo entrare gratis a stare lì sulla mia seggiolina, vedermi Johnny Depp che sbiascicava, si capiva che diceva, per 2 ore, e invece ho detto sai Federico, ho detto sti cazzi, rimango a casa a dormire, questa è stata la mia priorità, questo è quanto me ne frega di Johnny Depp. Ecco, Amber Heard non me paga, però semplicemente certe cose io le trovo sbagliate, certe cose secondo me sono un motivo su cui riflettere, e soprattutto essendo una persona che crea contenuti su internet non è che sto a dormire in piedi. Cioè, ora onestamente io sono su internet da 10 anni, so benissimo cosa va su internet e cosa non va, so benissimo come parlare magari anche di femminismo in maniera talmente spicciola da essere adorata da tutti, perché oh mio Dio, noi donne siamo migliori, questo farebbe fare un sacco di click per quanto riguarda quella parte. Allo stesso tempo se io dicessi qualcosa tipo adesso un video Amber Heard ha mentito, io con la faccia così, so benissimo che farebbe molte più visualizzazioni, avrei molti più consensi e tutte le fan del Johnny Depp condividerebbero sta cosa e magari mi seguirebbero, si iscriverebbero al mio canale, e quindi sono sordi, probabilmente potrei fare doppio dei soldi che sto a fare con questi video se solo abbracciassi quella parte. Non so cogliona, cioè scusate, ma davvero credete che tutti questi youtuber che stanno a pubblicare una cosa rispetto a un'altra non è scientemente, non hanno capito cosa va e cosa non va? È logico che l'hanno capito, è logico, e proprio per questo voi dovreste apprezzare non chi lo fa ma chi non lo fa.
non dovreste rinnegare e dire ma che brutte le persone che lo fanno, perché in parte fa parte pure del suo lavoro. Dovreste apprezzare chi non fa queste cose, perché vuol dire che chi non fa queste cose ha pensato veramente in maniera metodica su come parlare di determinati argomenti, semplicemente non ha deciso di salire sul cavallo che fa fare like facili, soldi facili per questioni controverse. E queste persone vanno sostenute, perché vuol dire che hanno detto: non parlo a casaccio di qualcosa semplicemente perché far soldi e far numeri, magari parlando male di qualcuno su una questione che non so bene. E questo dovreste ammirarlo, dovreste apprezzarlo, quindi dovreste vedere non chi pubblica su queste cose, ma chi non pubblica. Vabbè, il punto che cos'è? Allora, Amber dice questa cosa, dice che tutta la casa è distrutta, c'era una cornice per terra, c'era tutto vetro per terra, porta le foto, gli dicono non è vero, sembra tutto messo a finto. Poi che io voglio dire, ma pure sta tizia del Legal Byte, voi per primi sapreste dire come sono dei vetri rotti? Veri, credibili, qual è la balistica dei vetri che cadono, se uno gli va addosso, di una cornice che cade, com'è la balistica di vetri che vengono gettati? Io non ne avrei idea, cioè beh, potreste buttare veramente una roba spacciata per voi, fatta a caso, e una roba effettivamente caduta per terra, e non avrei idea di come siano queste cose. Però ipotizzo che tutti qua sono esperti dei make up, dei botox, dei recitazioni per capire chi mente, di vetri rotti per terra, di sangue, di lividi, di nasi rotti, eccetera, eccetera. Buon per voi. Fate un test per il Mensa, perché evidentemente ci avete un quoziente intellettivo altissimo. Buon per voi. Praticamente lei porta queste foto. Che cosa è successo? Quali sono le mie ipotesi? La cosa che a me mette dubbi, più che il vetro rotto, è la polizia. La polizia è stata chiamata sia da persone intorno lì, e sia da da Aio, che l'ha chiamata tramite New York e poi è arrivata. La polizia però a quanto pare è arrivata 2 o 3 ore dopo. E quando la polizia è arrivata non c'era niente. Se io mi metto in scena tutto per questa situazione, dopo la prima polizia, magari mi metto a mettere in scena qualcosa, no? Mi troverebbe il secondo poliziotto da capo e collo mentre sto architetta tutto. Invece no. Quindi secondo me cosa è successo? Allora, della polizia noi abbiamo visto solamente una parte. Abbiamo visto solamente la parte sotto. Lui, il poliziotto, la bodycam, entra, va in questa sorta di salone e poi se ne arriva. Ma se voi vedete, c'è la possibilità di cercare l'estate, dependance, come si chiama, gli appartamenti, su Google. Perché? La società che gestisce questi appartamenti ha un canale YouTube, e praticamente lì ci sono i video di una sorta di tour, sono video pubblicati anni e anni fa, e si vede che praticamente questi appartamenti sono su tre strade, cioè non so come dirvelo, avete presente i soppalchi? Ecco, sono tipo piani fatti così, aperti da una parte. Ciò vuol dire che il poliziotto, cioè noi non sappiamo in quale livello, cioè teoricamente quello che ho visto, la cucina sta sotto, però dov'è il livello dove è successo tutto? Il poliziotto è andato dalla parte della cucina? A me sembra di no. Cosa è successo? Dove è successo lo scontro? E il poliziotto è arrivato dopo che hanno pulito tutto? Prima? Cosa è successo? Soprattutto in quale livello? Perché il poliziotto è entrato e se n'è andato, non è che ha fatto il giro di tutti i 3 piani. E io mi domando, perché tutta sta sciatteria dentro queste dichiarazioni? Ma c'è qualcuno che dice un pochetto più nel dettaglio? O forse fa comodo un po' tutti buttarla in caciara? Poi è stato il momento del trucco, come vi ho detto. Allora, tutta la questione del botox, dei tizi che chiedono il fatto ma lei abbia fatto il botox? Già vi ho detto, il botox non si fa qua, qua si fa il filler. Quasi fare botox, oppure sotto l'ascella se vi puzzano l'ascella e il sudate una cifra, quello fa smettere di sudare le ascelle. Se fa bene, se fa male, non ne ho idea, perché non è mia competenza. Ma parla del suo kit, l'avvocata di Johnny Depp riesce a strapparle il fatto che lei non abbia mai trovato un medico, mai fatto dei corsi riparativi per eventuali dolori, rotture di cose fatte dalle aggressioni di Johnny Depp, e poi ha portato delle foto per quanto riguarda Amber sui tappeti rossi, dicendo vedete qui hai detto di essere stata aggredita ma non ci sono i lividi, non ci sono i graffi, e come vi ho fatto vedere prima, queste foto sono abbastanza vicine, cioè hanno una luminosità abbastanza bassa per vedere i difetti, perché detto sinceramente dei difetti, perché il trucco è fatto per questo. Non è che te mandano sul tappeto rosso con uno sgarro così sulla schiena, eppure i graffi li puoi tappare, il gonfiore ovviamente non lo puoi tappare. Amber Heard dice che lei ha tenuto sempre il ghiaccio, effettivamente c'era una possibilità che il ghiaccio sgonfi un naso rotto o qualche altra cosa, io non ne ho idea, c'è bisogno del medico. Poi Amber parla dei presunti danni economici per via di questa controdenuncia di Johnny. Allora,
Lei praticamente è stata pagata 2 milioni di dollari per Aquaman 1 e Aquaman 2 praticamente lei ha detto che, vista questa cosa, Warner Bros. Non gli ha fatto rinegoziare il cachet. Cosa probabile? E probabile che abbia avuto, potesse avere un aumento? Secondo me forse, ma sarebbe stato minimo. Allora, ovviamente se tu arrivi a fare un film e non ti conosce nessuno, poi fai un film molto noto, perché Aquaman era molto noto, è probabile che magari un altro milioncino riuscivi a sganciarlo. Secondo me non de più, al massimo 4 milioni, ma non de più sinceramente, anche perché aveva poco screen time, quindi era poco sullo schermo già dal primo film, e anche perché non era il personaggio principale e c'erano altre persone del cast molto più famose, come per esempio Nicole Kidman, eccetera eccetera. Quindi è probabile che lei potesse avere una rinegoziazione e potesse avere anche da quel, diciamo, tutto quel franchise molte più offerte, quindi di brand eccetera eccetera. Quindi è possibile che secondo me ci sia stato un 50 milioni di dollari, un po' allargarsi. E lei ha parlato anche di altre cose, per esempio ha parlato di come abbia perso il contratto con L'Oreal e non è stato rinnovato quando ha fatto l'ordine restrittivo. Allora, io mi ricordo che lei era stata confermata come volto L'Oreal, almeno al pubblico, poi nei contratti noi non sappiamo se c'era sto contratto che doveva durare, che ne so, 6 anni, altrimenti c'era una penale per L'Oreal, quindi non sappiamo se L'Oreal l'ha tenuta perché doveva per contratto e poi ha deciso di non rinnovarlo a ridosso dell'ordine restrittivo. Ma già dopo l'ordine restrittivo lei era stata confermata come volto, e mi ricordo le fan di Johnny Depp che stavano sotto dicendo: no, L'Oreal, mio bimbi, boicotto eccetera eccetera. Questo nel 2016, infatti si è visto L'Oreal, grazie a questo boicottaggio, è fallita, non esiste più ovviamente. Questo è per quanto valgono sinceramente questi tipi di boicottaggi milantati dalla gente sui social, poco e niente, fate la vostra scelta personale, eppure meno, ecco. Lei era stata confermata come volto, mi ricordo le fan che avevano tempestato i social L'Oreal dicendo: ma come vi permettete, bla 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 bla, e anzi avevano anche cagato il cazzo a Elle Fanning, mi sembra, che era volto L'Oreal, dicendo: ma come, tu non vai contro Amber Heard, ma non ti vergogni, eccetera eccetera. E hanno rotto i coglioni pure a quella. Amber ha detto che ha perso diversi lavori come The Stand, non ha potuto rinegoziare Aquaman e magari altre cose collaterali, eppure L'Oreal l'ha lasciata per strada. E io non lo so, sinceramente da qua 100 milioni mi sembra un po' tantini, vediamo dove va a finire, perché al momento non mi sembra sinceramente avere, insomma, concretezza. Ho visto delle cose per quanto riguarda i giorni successivi, che tipo l'hanno paragonata alla carriera di Zendaya. No, ma no, Zendaya praticamente ha una carriera che inizia da Disney Channel, da quando è piccola, e non è paragonabile alla carriera di Amber Heard, né per quanto riguarda il fortissimo seguito che ha Zendaya già da subito, da 10 anni a sta parte. Quindi no, il paragone è assurdo, folle, veramente no. L'avvocata di Johnny Depp poi gli fa riascoltare l'audio, quello là che internet adora, quello: Johnny, non ti crede nessuno. Tutto il fatto che lei prima allude al fatto che Johnny gli abbia spaccato la faccia, magicamente viene in maniera certosina cancellato. Ma guardati, nessuno se lo ricorda, ma dettagli, insomma. Poi praticamente fa vedere le immagini delle mani di Johnny Depp con st'anello uguale al suo BFF Marilyn Manson, e gli dice: ma se tu ci hai avuto la faccia spaccata con st'anello, come mai non hai fatto delle foto della faccia, ma quel giorno hai fatto delle foto del braccio? E cioè, ma che, non lo so, posso capire che sì, è una domanda così, ma magari, boh, non so, te vergogni, non lo so, è proprio, è pure umiliante fotografarsi la faccia distrutta, onestamente. Cioè, Rihanna non è che ha fatto volontariamente, boh, mi faccio un selfie, già le altre volte che Chris Brown gli aveva spaccata la faccia. Quindi non lo so, sinceramente mi sembrano delle domande che potrebbero veramente magari cogliere in castagna qualcosa, ma di base sono delle domande che lì per lì non provano niente. Inoltre è un processo per diffamazione, cioè se ci stanno effettivamente dei comportamenti violenti di Johnny, che volevo va? E poi è arrivato il grande momento in cui l'avvocata di Amber Heard, l'avvocata di Johnny Depp, e continuerà anche dopo per il secondo interrogatorio, dirà: ah, ma perché quel giorno, fa vedere tipo delle scene in cui lei stava con le amiche e rideva, dice: ah, vedi, il giorno dopo stavi in costume, ridevi, com'è possibile? Sinceramente a me questa cosa mi ha fatto proprio cadere le braccia, ho detto: ma questa, ma che cavolo sto ascoltando? Inoltre, come se non bastasse, l'avvocata di Johnny Depp non se la fa scappare. Cosa gli fai? Fa: ah, ma tu hai dei resoconti medici per provare il fatto che Johnny ti abbia picchiata? E Amber non ce l'ha. Io però qui mi domando: ma manco Johnny ce l'ha? Cioè, Johnny si è tagliato il dito, a quanto pare c'è sta una connessione tra il fatto che il dito si è tagliato e Amber Heard? A quanto pare no, o dice solamente lui, e un testimone su quattro testimoni, uno sentenzia la sua cosa, uno sa addirittura che si è tagliato da solo col telefono, con una roba così. Quindi onestamente, cioè, ma
o due pesi o due misure, ma io voglio dire, ma se tu chiedi a lei i resoconti medici, se manco Johnny Depp ce l'ha, allora pure lui è incazzato, perché se lei è una cazzata per questo, è incazzato pure lui, no? Poi l'avvocata di Johnny Depp fa vedere le foto che Amber ha scattato mentre Johnny aveva perso i sensi, allora, e dice, ah, tu qui gli hai fatto la foto, però dicevi che ti stavi prendendo cura di lui, è così che si fa? Cioè, il punto non è che questo ha perso i sensi perché Borello ci ha avuto un attacco di glicemia o che cavolo ne so. Ha perso i sensi perché si era fatto il finimondo. E mo Johnny Depp ha dovuto ammettere di essere fatto l'anima degli mortacci sua, semplicemente perché questa c'aveva le foto. Se lei non c'aveva le foto nemmeno di lui strafatto, probabilmente non gli avrebbero creduto manco su quello. Anche perché Johnny ha sfacciato tipo, no, ma io avevo dei momenti di sobrietà. No, tesoro bello, cioè, onestamente la dipendenza non funziona così. Se tu sei inizi a prendere sostanze e te vai dal suo mondo e quell'altro, quando c'è 12-13 anni, è molto difficile che tu riesci a stare completamente sopra in dei momenti. Magari riesci a assumere un po' meno di queste sostanze, però se stai ridotto, se stai per 40 anni così, con fitti funzioni di queste sostanze, tu non sei sobrio, tesoro bello. Tu non puoi essere sopra dall'oggi al domani, perché proprio il fisico sta male, cioè rischi la vita. Un po' quelle persone che bevono tantissimo e poi improvvisamente smettono di bere, e bevono leggermente di più e rischiano, insomma, di perdere la vita, come è successo per Amy Winehouse. Non è che è così semplice questa cosa, e non è proprio come la racconta la Johnny Depp. Questa cosa la dice anche Psychology in Seattle, ecco, per quanto riguarda la dipendenza, in merito al video commento sulla sua testimonianza. E quelle bugiette dette da Johnny Depp sulla dipendenza nessuno l'ha commentato. Però i disturbi alimentari di Amber Heard, anoressica, bulimica, sono fondamentali, veramente, guarda, fanno veramente la differenza. Lei praticamente ha fatto queste foto e dice, ah, così che ti prendevi cura, ma, cioè, ma se fa le foto che effettivamente provano qualcosa, vabbè, sei una stronza perché gli stai a fare le foto anziché prenderti cura di lui. Ma pure se fosse, cioè, noi abbiamo visto delle testimonianze dell'amica di Johnny Depp in cui praticamente Amber gli diceva, oh, ma non beve. Johnny Depp stesso si è incazzato perché lui è andato lì, aveva detto che voleva ribeve dopo 18 mesi di sobrietà. Tesoro mio, se per 40 anni sei stato dipendente dall'alcol e te bevevi pure il piscio del gatto, forse è il caso di smetterla di bere. Quindi lui si è arrabbiato e quando gli ha detto Amber, lei si è incazzata. Cioè, probabilmente Amber non l'ha detto in una maniera carina, noi non siamo lì e probabilmente non era certo un modo gentile e simpatico da pacca sulla spalla. Allo stesso tempo sappiamo pure che è, cioè, è la cattiva scelta da fare. L'amica di Johnny ha detto la stessa identica cosa, che cosa doveva fare? Cioè, tu gli dici se non pia sta roba, lui non lo fa. Collassa, roba così, già non gli credono così, figuriamoci prima. Mi è sembrata proprio una polemica così, cioè, che doveva fare, salvarlo? Cioè, se questo non si vuole salvare da solo, lei che deve fare? Avere più potere su di lui? Ma come, l'hanno criticata che voleva avere potere, voleva soggiogarlo, quindi adesso va a decidere per lui? Ma su, oh. Cioè, qui non se ne esce, secondo me, cioè, non c'è veramente una quadra. Inoltre dice pure che ha mandato una di quelle foto a Rocky, per l'amica sua, e l'avvocato di Johnny Depp gli fa, ma tu eri spaventata di questa cosa? E Amber dice, perché avrei dovuto esserlo? E qui l'avvocato dice, e questa risposta può voler di tutto e niente, ovvero può voler di che lei è una cazzara perché dice, io avevo paura di Johnny Depp, però se tu hai fatto una cosa del genere dovresti aver paura, forse. Però allo stesso tempo magari Amber ha risposto così, posso dire la sincera verità, a me vedendo questi interrogatori, queste testimonianze, a me non sembrano proprio lucidissimi nessuno dei due, e onestamente non mi sorprenderebbe, perché se tu per 20 anni ti fai questo mondo e quell'altro, sinceramente non è che sei proprio il più smart della situazione, perché le cellule sono andate in parte. Quindi sinceramente non mi sorprenderebbe se questi stanno rispondendo un po' svaniti, ecco. Quindi, boh. Arriviamo ai 7 milioni di divorzio. Allora, io voglio sapere una cosa, qui posso dire una sincera verità, ma è possibile sia così complicato arrivare a capire le informazioni? Uno, quando Johnny Depp ha fatto sto bonifico, ce ne stanno delle prove? Non si sa, prima ha dato un po' così, poi ha dato un'altra parte. Allora, altra cosa, questo accordo della beneficenza era nel contratto, perché nel contratto del divorzio, perché da quanto ha detto Johnny Depp, no. Mi baso sempre su quello detto dall'altra parte. Johnny Depp ha detto che loro avevano scelto così, di 7 milioni, e lui aveva sentito tramite un'intervista che lei voleva dargli in beneficenza, così lui ha detto, la batto sul tempo, gli inizia a donare per conto suo. Però non tutto, metà, $350,000. Poi Amber, a quanto pare, è stato donato tutto il compenso da Johnny Depp a lei. Ci sono state diverse altre donazioni a nome di altri per conto di Amber, quindi Elon Musk, eccetera, eccetera. Però il resto dei soldi non sono arrivati, non c'è nessuna firma.
in cui lei si impegna nel dire che li donerà, né c'è una calendarizzazione dicendo che so, tot li do sto mese, tot start'o mese, tot start'o anno. Lei ha litigato molto, lei è l'avvocata, per una cosa, perché lei dice pledge, ovvero promessa di donazione, mentre l'avvocata dice che lei ha detto donato. Infatti effettivamente lei ha detto donato sia in un'intervista olandese e sia per quanto riguarda il processo della Gran Bretagna, però a quanto pare lei non ha donato in quel momento, ma ha promesso di donare, e non è stata, diciamo, precisa, ha lasciato un po' in tenda, ha fatto la vaga. Parliamo di questa cosa. Allora, io voglio sapere una cosa. Uno, è nell'accordo di divorzio? Due, ho letto determinate cose. Se effettivamente Johnny Depp voleva donare tutto a nome di Amber, perché non l'ha donato tutto l'importo, ma solo una parte? E anche qui, io ho sentito praticamente che molte persone in genere, quando donano grandi somme, lo fanno dilazionati in tanti anni. E io non lo so, ho letto questa cosa. Però effettivamente questa cosa mi sembra sorretta dall'iniziativa di Johnny Depp, ovvero lui che dona solamente una parte rispetto a questi fantomatici 7 milioni da una parte e dall'altra. Se lui ha visto questa cosa, perché non ha donato tutta la somma da parte di Amber? E soprattutto, perché dopo, ho letto io, è che molto spesso le persone facoltose promettono di dare in beneficenza grandi somme, ma che le dilazionano nel tempo, in modo che così le possono scalare dalle tasse. Io non ho idea, però come vi ho detto, quello, quanto fatto da Johnny Depp mi sembra in linea con questa cosa, anche perché non riesco a trovare una spiegazione sul fatto che tu teoricamente dovresti donare a lei tot soldi e anziché donarli tutti in beneficenza, dai solamente una parte. Mi sembra boh, una roba strana, però effettivamente ha senso, per quello che ho letto io, che dicevano proprio su come 100.000 dollari e qualcosa venissero donate nel giro annuale per poi scalarseli nelle tasse, perché se tu superi un tot ovviamente non te li puoi detrarre dalle tasse, se invece rimani in una certa cosa te li puoi detrarre. Amber Heard voleva far così, Johnny Depp voleva far così, Amber Heard ha detto che lei insomma non ha potuto donare questi soldi perché Johnny Depp continuava a fargli causa, però l'avvocata di Johnny Depp ha detto che in realtà sono passati 13 mesi da quando lui ha fatto il bonifico a quando gli ha fatto causa. Sinceramente è una roba lusca, è una roba brutta, non si sa. E forse semplicemente ha fatto la sparata e poi ha capito che qui i soldi gli servivano, non lo so, però effettivamente ha mentito a livello pubblico. Allo stesso tempo io ci sono tante cose che a me non mi tornano, perché Johnny Depp non ha direttamente donato tutta la somma, se tanto credeva che, come ha detto, voleva farlo direttamente a nome di lei, perché ha donato solamente un tot? E se donarlo a rate va bene per Johnny Depp, perché non va bene per Amber Heard? Il problema ovviamente è che lei non l'ha detto, il problema è che è stata vaga. E effettivamente nel processo ha detto così? Boh, sinceramente. Ma questi accordi del divorzio dimostrano che lei abbia mentito riguardo alle violenze? Secondo me possono magari denotare un pattern magari di, non lo so, di bugie e magari di secondi fini, però onestamente se avesse avuto secondi fini, più che un accordo di riservatezza col divorzio, avrebbe scritto chissà qualche libro. 7 milioni, ma voglia di fai in 2-3 accordi dei libri, qualche ospitata a parlare male dei Johnny Depp, e a voglia si gli fai quei soldi nel giro di qualche mese, forse in un anno totale. Quindi boh, sinceramente mi sembrano un po' tante situazioni tirate per i capelli, e non riesco a capire perché in questo processo sia così complicato arrivare direttamente alla fonte. Giorno in cui Johnny Depp ha fatto il bonifico, perché non ha versato tutto il bonifico, accordo del divorzio, e perché ha deciso di fare cose alla cazzo di cane. A me sinceramente mi sembrano tutte e due paraculi. Ognuno si credeva più furbetto dell'altro, e poi alla fine due ragottari, però vabbè. E poi alla fine avevo visto qual è la soluzione. Ma questo era tutto. Voi, quali sono le vostre riflessioni? Io ormai sto arrivando sempre più stremata alla fine di questi video, ormai è calata la notte, siete rimasti con me fino alla fine, grazie mille davvero, grazie mille davvero. Non credo sia già uscito il progetto per quanto riguarda il canale di cinema, nel caso ve lo linko qui sotto, grazie mille davvero per tutto il supporto, grazie mille se mi darete il supporto anche per quanto riguarda quell'altro progetto, per quanto riguarda quella sorpresa, grazie mille davvero a tutte le persone che si stanno aprendo con me sotto questi video, privatamente su Instagram e qui, grazie mille davvero per avere a cuore determinati discorsi e capire anche che boh, noi più di tanto non sapremo mai la verità, però riflettere sulle implicazioni delle nostre azioni anche sui social, secondo me è una cosa importante, capire queste cose, riflettere, non prendere semplicemente gli eventi così come arrivano e farceli arrivare addosso, è importante anche vedere le implicazioni soprattutto per persone che magari fanno parte di categorie meno tutelate all'interno della nostra società. E anche qui ogni volta le persone mi dicono ma tu ti soffermi poco sulle cose che fa Amber eccetera eccetera. Sinceramente io credo che questa roba, per esempio dei fondi, sia stata discussa in lungo e largo, credo che voi stessi vi sarete trovati davanti, non lo so, 10 post, 4 video su questa situazione, 1000 tweet, 18 TikTok,
Tutta l'altra questione, non lo so, dei disturbi alimentari, avete trovato qualcuno che ne parlasse del coltello, della situazione degli anelli? Io sono sempre convinta che per, diciamo, avere rispetto verso il pubblico, tu devi portare qualcosa che raramente riescono a trovare e effettivamente li impegnare per dargli qualcosa di nuovo. Questo vuol dire avere casi che nessuno tratta per me, oppure iniziare ad aprire il canale di True Crime quando qui in Italia nessuno aveva un canale di True Crime, oppure ancora riflettere su determinate cose che potrebbero essere delle riflessioni stimolanti che non hanno trovato altrove. Questa per me è una situazione di rispetto per dirvi: ok, voi seguite me, fate bene a seguirmi perché vi do qualcosa in più e non sto qui semplicemente a darvi aria fritta perché sono soldi facili. È una questione di rispetto verso di voi. Capisco che possa essere fraintendibile, però se diventa aggressivo questo fraintendimento, allora passate dalla parte del torto. Bamboli di casa. Quindi vi voglio ringraziare, team Premessini sempre nel mio cuore, grazie mille davvero, sono super contenta che vi piaccia riflettere con me su questi argomenti. Sono davvero fortunata ad avere persone con cui poter parlare di queste cose e avere persone che hanno a cuore determinate tematiche esattamente come stanno a cuore a me, senza essere tacciata di femminismo tossico o di essere una rompiscatole. Sono davvero contenta di aver trovato una mia nicchia nel mondo insieme a voi, quindi grazie mille davvero per seguirmi in tutto questo processo, grazie mille ancora per condividere le vostre esperienze e pensieri con me, grazie mille davvero, lo apprezzo tanto. Noi ci vediamo al prossimo video, se siete rimasti fin qui lasciatemi qui sotto qualcosa a tema make up, o scrivete make up oppure un emoji che vi ricorda il make up. Esiste? Forse no, forse lo smalto solo e basta. Ma questo era tutto, grazie ancora e ciao da me, la Carrie.